È stato l'unico giocatore ad aver vinto un titolo di capocannoniere con la maglia dell'Avellino nel campionato di B. Il record di Giuliano Musiello con i biancoverdi dura dal campionato 75-76, 18 gol che gli valsero lo scettro di miglior marcatore della cadetteria, stagione che gli valse anche il ritorno in A alla Roma. Adesso Musiello ha una squadra di calcio femminile che disputa il campionato di Serie B. Ma perché nel maschile, non lo so, c'era in questa zona qui c'era molta competizione. Comunque dicono che il calcio femminile sta crescendo, ma io vedo ben poco di crescita, specialmente nelle squadre minori. Che differenza c'è tra i due mondi, il calcio maschile e il calcio femminile? Beh, la forza, la potenza. Forse il calcio femminile sono molto più attaccate alla maglia rispetto al calcio maschile. Nell'oltrecentenaria storia dell'Avellino, lei è l'unico calciatore che ha conquistato il titolo di capocannoniere negli anni di Serie A e Serie B. Questo record resiste da oltre 40 anni, insomma è una grossa soddisfazione. La mia soddisfazione poteva essere maggiore, visto che mi hanno lì ad Avellino, il trofeo dello Chevron me l'hanno scippato in società. Per avere un comportamento nei miei confronti dopo che con il signor Musiello hanno guadagnato dei soldi, si sono salvati e via dicendo, essere stato trattato in quella maniera lì. Non mi sembrava una grande cortesia. Mi spiace per Castaldo che non è riuscito perché i record sono fatti per essere battuti. Record che potrebbe però essere infranto da Ardemagni. Certo, sarebbe piacere, appunto, le stavo dicendo che i record sono messi lì per essere sorpassati, per essere battuti, non sono lì per caso, no? Io spero per Ardemagni che ne riesca a farne 20, 25. Un aneddoto particolare legato al presidente Sibilia. Ma io, come andato Sibilia, sono sempre andato d'accordo. Non so se l'ha fatto apposta o meno. C'era, il nostro portiere era Pinotti ai tempi. Sì. E Pinotti gli ha chiesto: Presidente, ho bisogno dei guanti. E lui gli ha risposto: Ma se i guanti li compra te, li devo comprare a tutti.